Ciao a tutti da Nicola Castiglione della Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Racing Time, il TG dei motori. Dunque, se sentite dei rumori di sottofondo, tipo pioggia che cade copiosa o piuttosto tuoni pazzeschi, è perché fuori c'è un temporale incredibile. Sembra una notte buia e tempestosa, una roba pazzesca per il periodo in cui siamo, ma mi sa che ci dobbiamo fare l'abitudine, tant'è che anche a Imola questo fine settimana è atteso un intero weekend di pioggia, con le giornate di domani e dopodomani che dovrebbero essere abbastanza, come dire, cruente dal punto di vista del maltempo, speriamo non ci siano danni, e poi comunque, ripeto, se non cambiano le previsioni, dovremmo assistere a un gran premio bagnato. Un gran premio che forse proprio per questo motivo potrebbe essere più incerto rispetto a quello che abbiamo visto finora, cioè praticamente Red Bull e via dicendo. Comunque, a questo gran premio sono attesissime due scuderie, la Ferrari e la Mercedes, ok? La prima per la nuova sospensione posteriore, più spero anche qualche altra piccola cosa che potrebbero portare, anche se ci hanno abituato e abbiamo visto che comunque male non fanno, a modifiche step by step. La seconda perché dovrebbe stravolgere l'auto e quindi non con modifiche step by step. Però proprio di Ferrari e della campagna acquisti della Ferrari voglio parlare per motivare un pochino il titolo che abbiamo messo oggi, però lo voglio fare partendo da una sorta di spunto tecnico che ci fa capire anche come si stanno muovendo a Maranello in queste ore, perché se la preparazione della nuova sospensione che debutterà a Imola e come dire, occupa tanti pensieri agli ingegneri attuali per quel che riguarda i vertici, soprattutto per quel che riguarda il team principal Frédéric Vasseur, il mercato in questo momento è fondamentale. Io penso che sta venendo giù un fiume. Quando piove così fa veramente, ma veramente tanta paura. Comunque, allora, noi abbiamo visto che Aston Martin, partiamo proprio da lei, ha fatto quest'anno un salto in avanti miracoloso. Spesso si dice che non si può recuperare da un anno all'altro un secondo giro, loro praticamente ne hanno recuperati due e mezzo, tre. Quindi mica roba da poco. E tutto questo è stato possibile soprattutto grazie all'innesto nel team di questa persona qui, di questo ingegnere, praticamente di colui che era il numero due in Red Bull, ovvero Dan Fallow. Spero anche qui di aver azzeccato la pronuncia. Che cosa ha fatto lui? Ha preso la filosofia di quel team, di quella monoposto a livello aerodinamico ma anche meccanico. E là, non del tutto meccanico per i motivi che vi ho spiegato negli scorsi video, e l'ha portata in Aston Martin. E praticamente, lo sappiamo tutti, ha disegnato una vettura molto molto simile. Però noi siamo abituati a dire che Aston Martin ha copiato Red Bull, ma è vero anche il contrario, perché se andiamo a guardare quello che è stata la modifica della Red Bull, praticamente portata a Baku, cioè di queste bocche delle pance con il labbro ancora più sfalsato in avanti rispetto a quello superiore, con praticamente questo restringimento in altezza per avere un piccolo allargamento in larghezza e favorire ancora di più un'efficacia della zona del sottosquadro, praticamente. Andiamo a vedere chi aveva questa roba qui, Aston Martin. Aston Martin addirittura ce l'ha anche più sofisticata questa zona qui delle pance, della bocca delle pance e anche il canale che c'è tra la scocca e il fondo nella zona del sottosquadro. La zona del sottosquadro è tutta questa, però qui in una puntata avevo fatto vedere da un'altra inquadratura, da un'altra fotografia, come ci fosse proprio un canale incavato che favorisce
lì la percorrenza dei flussi aerodinamici e li indirizza in particolar modo in questa zona qua. Ebbene, se guardiamo questa fotografia, ci rendiamo conto quanto la bocca della pancia dell'Aston Martin sia praticamente minimale in altezza, abbia una forma anche diversa un pochino da quella della Red Bull, ma del resto anche il raffreddamento è diverso in quanto una ha motore Mercedes, l'altra ha motore Honda. E poi sia molto molto larga, quindi stretta per quel che riguarda l'altezza e molto molto larga. Quindi in questo caso praticamente possiamo dire che Red Bull ha preso spunto per una volta dall'Aston Martin, e questo ci fa capire come Dan Fallow abbia sì portato praticamente il 90% dei concetti Red Bull in Aston Martin, ma poi abbia pure progredito per la sua strada. E questo è uno. Allora, questo ragionamento, questo, come dire, questa analisi tecnica, questo vedere come l'Aston Martin ha fatto un balzo in avanti, ripeto, miracoloso, ci fa capire, ci dà una spiegazione di come si stanno muovendo a Maranello. Perché praticamente a Maranello cosa cercano di fare? Tra l'altro ringrazio chi mi ha mandato questa fotografia, vi posso garantire che non l'abbiamo presa da internet. E a Maranello che cosa si sta facendo? Si è capito che la filosofia vincente per questo genere di vetture è quella della Red Bull, soprattutto dopo la DT39 e soprattutto dopo l'innalzamento del marciapiede laterale, quello che c'è praticamente la parte laterale del fondo, che non ho mai capito perché si chiama marciapiede, ma comunque così si chiama, rispetto nel 2023 rispetto al 2022. Quindi queste modifiche hanno esaltato la filosofia Red Bull. E allora, siccome copiare così da un foglio ciò che si vede non basta, perché oltre ai segreti esterni serve poi capire quello che c'è dietro. Ecco quello che sta facendo Maranello, ecco quello che stanno facendo Vigna e Vasseur, ovvero andare a pescare gli altri tecnici quanto di buono rimasto in Red Bull dopo la partenza di Dan Fallow, visto che comunque Adrian Newey è intoccabile, e allora bisogna andare a cercare chi c'è sotto, e ripeto, è quello che stanno facendo in Ferrari. E questo mi ha fatto comprendere il perché ancora non si siano mossi, scusatemi, verso una direzione alternativa. Ecco perché ad esempio, ancora Simone Resta non è stato richiamato, anche perché bisogna vedere un attimino quale sarà dopo la campagna acquisti, vedremo anche come andrà, della Ferrari in Red Bull e più qualche altro tecnico in giro per le altre squadre. Ecco, bisogna vedere quale sarà l'assetto a livello di ruoli: direttore tecnico, responsabile aerodinamica, responsabile del telaio, se verranno ridistribuiti i ruoli o se verranno cambiati di poco. Questo è anche la motivazione del nostro titolo di oggi, perché a questo punto diamo per assodato che quel tipo di filosofia, facciamocene una ragione, sia vincente. Neanche a me piace, come dire, dover ammettere che Ferrari debba andare a percorrere una strada già tracciata da altri. Però, al di là delle dichiarazioni di Vasseur, non so se avete sentito questo tuono, è stato pazzesco, al di là delle dichiarazioni di Vasseur, che dicono tutt'altro, comunque la Ferrari si sta muovendo proprio in quella direzione. E speriamo, incrociamo le dita, che questa campagna acquisti vada a buon fine. Poi ancora, ragazzi, sempre per quel che concerne la Red Bull, mi ha fatto molto molto sorridere la posizione presa da Franz Tost riguardo i nuovi piloti. In questi giorni ne abbiamo parlato, proprio ieri abbiamo visto come in Red Bull si dica una cosa, poi si smentisce, se ne dice un'altra, e siamo partiti dal sedile fatto da Ricciardo in Alfa Tauri, che così l'ha fatto perché non ci aveva niente da fare, fino alla conferma data da Helmut Marko dopo una prima negazione che il posto di De Vries è vacillante. E allora,
Non capita spesso di vedere Franz Tost infastidito da ciò che dicono in Red Bull, però adesso Franz Tost, come dire, in Alfa Tauri non ci, sa che finisce l'anno e poi va a casa, anche se rimarrà come consulente. Però è un ruolo marginale e allora ha alzato la voce e ha detto: caro Helmut Marko, i piloti che debuttano in Formula 1 hanno bisogno di più tempo, un po' quello che vi ho detto io ieri dal video fatto in pista, e quindi è necessario dare qualche gran premio in più, se no tutto un primo anno, prima di dare dei giudizi. Quindi Franz Tost è andato un attimino a, come dire, un po' attaccare quello che aveva detto Helmut Marko. Comunque passiamo anche ad altre novità, perché il weekend di Imola praticamente sarà il primo per quel che riguarda le full wette, poi piano piano si passerà a tutte le altre coperture, che non vedrà l'utilizzo delle termocoperte. E le full wette sicuramente verranno utilizzate in un weekend come quello di Imola, che perlomeno in una delle tre giornate dovrebbe essere bagnato. Così avremo tutti modo di poter vedere come funzionano queste nuove coperture, che sulla carta danno anche delle performance, delle prestazioni migliori delle vecchie full wet già riscaldate con termocoperte. Vedremo come funzionano questo tipo di coperture, anche perché giorno dopo giorno mi sembra inevitabile, e quindi ne prendo atto, che un po' tutto il motorsport si sta muovendo verso questa direzione. Però comunque, ripeto, a differenza di quello che è stato fatto nel WEC, deve assolutamente cambiare la progettazione di quella zona delle vetture, quindi pinza dei freni, presa d'aria, cerchi, perché deve essere fatta in funzione di un pneumatico che non è già riscaldato con le termocoperte, cosa che non si è fatta clamorosamente nel WEC. Poi andiamo avanti, parliamo sempre di prototipi, perché abbiamo detto ieri dal video che ho fatto in pista, anzi nel video che ho fatto in pista, un po' tutte le gare che c'erano state, non abbiamo parlato dell'IMSA, il campionato IMSA, il campionato americano dedicato alle sport car, che ha visto la gara di Laguna Seca con la vittoria della Cadillac, questa gialla e nera, sulla Porsche completamente gialla, con gran bel duello finale. Invece per quel che riguarda il WEC e per quel che riguarda la Ferrari 499P, la signorina come l'abbiamo battezzata noi, ebbene i test di Monza di cui vi ho parlato l'altro giorno sono andati veramente veramente molto bene, e se le cose vanno come ho saputo verranno confermate, e a quanto pare nel WEC i buoni propositi poi vengono confermati dai risultati in pista, a Le Mans ci potrebbe essere un piccolo saltino in avanti da parte della Ferrari e delle prestazioni della Ferrari, poi speriamo ci sia anche l'affidabilità, per andare possibilmente a contendere la vittoria alle due Toyota. Poi passiamo a un'altra categoria, questa mi sta molto molto a cuore, perché ho fatto queste tre questi tre piccoli, come si chiamano, shorts, ecco, questi tre piccoli video dalla pista nella giornata di venerdì. Poi a un certo punto ho dovuto interrompere perché la, come dire, il programma era sempre più incalzante, ma dovevamo fare i conti con il maltempo che alternava pioggia a momenti di sereno, e quindi noi dovevamo sfruttare questi ultimi. I tempi si sono accorciati, il programma però l'abbiamo svolto tutto, e quindi è per quel motivo che poi non ho continuato con gli shorts. Però è stato bello, ed è stato bello anche che ci abbia fatto visita Marco Sardo, che saluto, che è uno degli iscritti al canale più affezionati. E in merito alla gara, o meglio al programma che abbiamo svolto lì, abbiamo avuto diverse manche di diverse categorie con diversi piloti impegnati. Oggi vi parlo dell'SN2 Lite, che ha visto la vittoria di Antonio Sardo. Questa è una categoria di
giovanissimi sul piccolissimo, tenerissimo e fantastico Carmelo Locata. Uso tutti questi aggettivi perché è veramente piccolo e ha fatto una performance veramente grande, e sull'altrettanto talentuoso Lorenzo Librando. Scusate, c'è stato un attimo di pausa perché non so se si è visto, è saltato per un attimo l'immagine a causa di un altro tuono furibondo. Comunque, vi dicevo, grande Antonio Sardo, pilota campano, anche lui giovanissimo, ha soli, se non erro, 16 anni, alla primissima affermazione in SN2 Lite, e poi primo podio della carriera per Carmelo e anche per Lorenzo. Lorenzo noi lo chiamiamo il cugino di Bezzecchi, perché con quella folta capigliatura me lo ricorda tantissimo. Tra l'altro, che bravo Marco Bezzecchi in MotoGP. Poi c'è stata gara 2 che ha visto lo stesso podio per quel che concerne il secondo e il terzo, però sul primo gradino è salito il bresciano Fabio Fusco. Tra l'altro lui non abbiamo la fotografia perché ha finito la sua prova, si è tolto il casco, si è cambiato, ha preso le valigie ed è partito direzione aeroporto perché aveva l'aereo che decollava e lui rischiava di rimanere qui. Poi, a proposito di gente che ci viene a trovare in pista, mi ha fatto tanto piacere poi la domenica la visita di Daniele Privitera, che è venuto con il figlio. Tra l'altro guardate che è stato bravo a scattare questo selfie con il kart nello sfondo, è proprio Lorenzo Librando, che tra l'altro è stato autore del giro più veloce il giorno prima in gara, quindi bravo, suo primo giro più veloce, e mi fa veramente piacere quando venite in pista a trovarci, anzi spero lo facciate sempre più spesso. Passiamo infine agli ultimi tre momenti di questo video. Il primo riguarda i vostri commenti con la poll, forse la prima della carriera di Marco Onesti, che è stato il primo a commentare. Poi abbiamo Roby, Alex Marino, questo è il video che abbiamo fatto ieri dalla pista, poi il nostro Racing TP Motorsport, ovvero Piero, e poi Bidum 6. Infine i commenti più di tendenza: Antonello Eritto, Vincenzo Vitello, poi Antonio Lombardi, che esalta e ha ragione la grande vittoria di Eliseo Donno nel Ferrari Challenge sul bagnato. Domani cercherò di approfondire questo discorso. Poi ancora salutiamo Francesco Zito e ringrazio proprio tutti, sotto c'è Vincenzo, ne avevamo parlato già prima, per i vostri messaggi. Infine voglio ricordare due persone. Qui vedete l'ingegnere Giotto Bizzarrini, che praticamente, oltre ad aver firmato tantissime vetture di grande successo, è il papà della Ferrari 250 GTO che vedete lì sullo sfondo. Ci ha lasciato, beato lui, all'età di 96 anni, però comunque mi faceva piacere veramente tanto ricordarlo qui sul canale della passione. E infine voglio chiudere con un ricordo molto affettuoso di un pilota che secondo me non è stato mai abbastanza celebrato. Sto parlando di Elio De Angelis, che era veramente un grande, sia in pista che fuori dalla pista. Qui vediamo una delle sue vittorie, tra l'altro ottenuta in volata. E nulla, grande Elio, spero di regalarvi su questo canale, non so se stasera o al massimo domani, un suo piccolo video che mi piacerebbe tanto 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 condividere con voi. Vediamo se posso farlo. Bene ragazzi, per questa puntata fatta come se fosse una diretta, perché praticamente non ho staccato un attimo, e io dico è tutto, vi ringrazio per avermi visto sin qui, spero con tutto il cuore che la puntata vi sia piaciuta, se così lasciate un like, un commento, e devo dirvi che oggi è una giornata veramente molto molto speciale e particolare, perché sono andato lungo con il video, nel senso che sono uscito tardi come ora, perché abbiamo fatto due cose, abbiamo lavorato a due grosse novità. Una la saprete credo dopodomani al massimo, ed è una bella novità per tutti voi appassionati, ma non voglio anticiparvi altro. L'altra invece dovete aspettare forse qualche settimana, però anche quella è una cosa che mi sta veramente tanto tanto a cuore.
Infine vi do un'ultima buona notizia, dai, così chiudiamo con il buon umore. A brevissimo mi monto, cioè lo metterò qui insieme, un altro PC e quindi miglioreremo tanto la qualità audio, quella video, perché ogni tanto vedo che qua si va a scatti, e soprattutto potremo fare le live, che poco non è. Le live che tanto mi chiedete, magari le faremo, che ne so, dopo nel mezzo della settimana, faremo un po' il punto con voi e soprattutto voglio farle coinvolgendo il nostro buon Giacomo Rizzitelli. Però, ripeto, c'è una novità che bolle in pentola, che coinvolge invece un altro personaggio che la maggior parte di voi, come dire, segue e vuole bene, ma non vi voglio anticipare nulla. Bene, da Nicola Castiglione, della Selezione Nazionale Piloti, è tutto anche per oggi. Se vi è piaciuto il video, al solito sapete quello che fare, non mi voglio dilungare più. Baci e abbracci, ci vediamo domani!